Ciao a tutti, Luca Mastella qui e nel video di oggi vedremo un esempio incredibile nel caso che tu abbia un business che stia cercando di acquisire nuovi clienti o comunque che si basi sull'acquisizione di clienti. Infatti, il case study, il reverse engineering di oggi sarà basato sul business e sul sito web di Nihal Patel, che è uno dei più grandi marketers mondiali e in questo caso qua ha un background indiano, ma è cresciuto in Inghilterra, ma questo non importa, e il suo sito è fatto apposta per acquisire nuovi clienti sfruttando diverse strategie che vedremo oggi insieme. Molto bene, prima di tutto panoramica velocissima su Nihal Patel. Nihal Patel l'ho scoperto 2004 anni fa, un background indiano, come ho detto, estremamente un marketer molto tecnico che ha utilizzato un blog, ha fatto partire un blog che ha tuttora milioni di visualizzazioni e da questo singolo blog che parlava principalmente, ha incominciato con la SEO, ma poi si è espanso su tantissime altre keyword e diversi argomenti tendenzialmente tecnici, molto più tecnico rispetto a un marketer che potrebbe essere Gary Vee, che invece ti parla molto a livello motivazionale. Ecco, invece Nihal Patel ha sempre avuto uno stile molto scritto, molto meno video, per il semplice fatto anche che non è mai venuto veramente bene in video, e inoltre la sua comunicazione in video, secondo me, si dissocia molto rispetto a qual è la sua comunicazione scritta, che invece è molto più professionale. Quella invece video appare anche molto: ehi, ciao ragazzi, siete pronti a far crescere il vostro... Ma lo fa in maniera un pochino che può essere percepita scam, tra virgolette. Quindi a me non fa impazzire la sua comunicazione video e, come ho detto, poi non viene neanche bene. Quindi questo qua è un altro discorso. Però se noi invece vogliamo vedere la sua strategia del suo sito e connessa col suo blog, questo qua secondo me è un case study di reverse engineering estremamente interessante perché è quello che io stesso creerei per me stesso e voi potete creare per voi stessi in qualsiasi momento perché è veramente ottimizzato ed è veramente focus a un singolo obiettivo, come dico sempre, che è molto importante. Per finire, Nihal Patel ha fondato due startup, una Crazy Egg e l'altra Kissmetric, entrambi prodotti digitali, tipo software fatti apposta per aumentare le conversioni del tuo sito e così via. Quindi lui è molto dentro questo software engineering in parte, visto che anche ha un background indiano e lavora con tantissimi indiani e anzi usa proprio l'India come fonte di produzione della sua startup. E fra poco vedremo anche questo. Ha venduto una startup per 70 milioni circa, quindi insomma è una persona che sa assolutamente il suo lavoro e quindi è nato come CEO expert, ma poi si è evoluto chiaramente in imprenditore e così via. Andiamo direttamente dentro il sito. Come potete vedere qua, partiamo direttamente dalla ricerca su Google, il suo sito che andremo a vedere che è nihalpatel.com. Come puoi vedere, se io cerco direttamente su Google, viene direttamente fuori il suo sito e il suo, diciamo pure UVP, Unique Value Proposition, Helping You Succeed Through Online Marketing, però principalmente si concentra sul far crescere il traffico del tuo sito, principalmente attraverso SEO, ma in realtà offre anche diversi altri servizi, ma non ti parla di questi servizi se non di persona al telefono. Ma ora ti faccio vedere anche come funziona. Come puoi vedere, è digitato molto bene il suo sito, ha immediatamente blog, digital marketing, consulting, Uber Suggest, Startup Blog, SEO Analyzer, Contact. E ora vedremo anche questa parte qui. Andiamo direttamente all'interno del sito e come puoi vedere il suo sito nihalpatel.com, lascia stare che c'è .it, è fatto così. Lasciamo un secondo questo, incominciamo come al solito da dove arriva il traffico e cosa c'è sul suo sito e poi entriamo invece ad analizzare i diversi elementi del suo sito. Prima cosa, andiamo su Similarweb e facciamo More Insights così possiamo vedere questi elementi. Dopo di questo andiamo su invece Webalizer e vediamo un attimo che cosa, come, che tool usa, semplicemente. Allora, intanto usa WordPress, cosa interessante perché da uno come lui che ha appunto a disposizione moltissima manodopera indiana, ti aspetteresti che tranquillamente può crearsi sul sito in HTML o altre cose, ma usa WordPress. Usa Matomo, questo qua è la seconda volta che lo vedo e non l'ho ancora mai guardato veramente che cos'è, devo andarci a guardare, Google Analytics normalmente. Molto interessante come marketing automation usa HubSpot, che di solito, come ho detto molte volte, viene usato principalmente dalle aziende, ma un marketer come lui mi aspettavo che usasse qualcos'altro, però va benissimo usare anche HubSpot, e poi tutto il resto è abbastanza standard. Ottimo, andiamo a vedere Similarweb. Prima cosa, traffico ne ha tantissimo, 8,70 milioni. Il suo primo blog con cui ha fatto crescere il suo intero business era Crazy Egg. Quindi in realtà lui ha
questo qua come fonte di traffico direttamente su neilpatel.com, ma poi c'è anche Crazy Egg che gli continua a portare traffico, quindi ha tantissimo traffico e questo qua non è generato tutto dal suo blog. Ha un 5,44 minuti di average duration, che è molto, ma è perché la gente principalmente lo scopre per il suo blog, che fra poco vedremo, e infatti page per visit 4,15. Poi vedremo tutto questo, tranquillo. Traffico principalmente dall'India, normale, lui è indiano, comunque è una fonte anche di ispirazione e un sacco di persone in India usano il suo blog, che sono contenuti gratuiti per informarsi. Brasile, Stati Uniti, chiaramente questo qua sarà il traffico che gli porterà più fatturato in assoluto. United Kingdom, visto che comunque è inglese. Traffico direct principalmente, ottimo, quindi è traffico di ritorno molte volte che cercano direttamente il suo blog, secondo me, e search, chiaramente lui lavora principalmente con SEO. Interessante che abbia un minimo di buono, comunque su 8,9 milioni di visualizzazioni vengono un bel po' dalle mail, quindi usa bene l'email marketing. Social referrals. Ottimo, vediamo un attimo da dove arriva il referrals. Blog.hubspot.com, nealdigital.com, questo è interessante, non so che cosa sia. Digital.com, vediamo un attimo che cos'è. Ah no, nealpatel.digital.com. Nealpateldigital.com. Vediamo che cos'è. Benissimo, non ho scritto male. Vediamo che cos'è questo intanto. Blog.hubspot, questo qua perché lui ti dice il suo primo segreto per come ha fatto crescere il suo potere SEO all'epoca erano backlinks. Lui costantemente faceva praticamente dei contenuti dentro ai blog di altre persone che avevano bisogno di contenuti, quindi lui scriveva articoli di blog per altre persone, per altri blog importanti che chiaramente alla fine mettevano come link di referral il suo sito e quindi ti portava un casino di traffico. Product Hunt, questo qua è importante e così via. Vediamo un attimo questo sito. Ok, non mio portale digitale, no, no. Ok, non questo qua è un altro sito che lui usa per portare servizi. Comunque è sempre mio portale. Ok, traffico, non usa per niente paid, è tutto organico. E guardate le keyword, questo qua è un suo tool, adesso vedremo questo suo tool perché è importante. Social, Facebook, YouTube porta tantissimo traffico, molto interessante questo qua, anche perché dopo magari guardiamo la sua strategia qui, WhatsApp, ok, LinkedIn, Twitter principalmente in America, chiaramente. Paid advertisement non lo fa praticamente, display advertisement non lo fa neanche. Ok, guardate questo app, sono i suoi tool, dopo lo guardiamo, c'è anche un tool nealpatel.com, vediamo che altre cose fa qua dentro, info.nealpatel.com, non c'è praticamente niente e così via, audience e competitor. Ah, Quicksprout, scusatemi, Quicksprout era il suo primo blog con cui è partito, molto interessante questo qua, Quicksprout è il suo altro blog che porta traffico, poi c'è Moz, che sono, questo è un competitor in generale, ma Quicksprout invece è proprio il suo blog. Molto interessante questa parte qui. Vediamo un attimo. Ok, vedete, ha creato semplicemente un altro tool che è molto simile a quello che ha direttamente imballato dentro il suo sito. Va bene, basta, andiamo un attimo sul sito perché è la parte più importante. Allora, nealpatel.com. Praticamente tu entri qua e come puoi vedere lui ha una sola singola call to action che lui vuole assolutamente che tu entri e in questo caso qua è inserisci il link del tuo sito. Praticamente questo qui, come puoi vedere, poi se vai giù, chi è Neil Patel? Ready to start learning marketing e ti dice semplicemente come puoi imparare marketing attraverso i suoi contenuti. Quindi dice lui vuole far crescere il tuo traffico. Quindi lui ti dice lui vuole persone che hanno già un blog o che hanno già un sito e farglielo crescere. Quindi lui ti dice non hai un blog? Start a blog. Eccolo qua, il migliore articolo che io ho perché tu possa imparare come far partire un blog. Perché lui vede che ti prende prima, ti dice se io ti riesco a educare a far partire un blog, poi avrai bisogno di far crescere il traffico del tuo blog. Come? Attraverso i miei servizi. Step 1. Step 2. Join the webinar. Lui aveva un webinar evergreen, potrei spiegare la strategia, mi sarebbe piaciuto, anche perché è uno di quelli che ho fatto reverse engineering anni e anni fa, ma in questo momento qua l'ha tolto. Se io faccio clicco qua, ti riporta la call to action principale. Poi c'è step 3. Improve your knowledge. Quindi hai fatto partire un blog, continua a far crescere il tuo blog. Come? Leggi il mio blog. E ultimo, iscriviti alla Marketing School, che è praticamente il suo podcast e tutti i suoi contenuti. Quindi, in ogni caso, ti porta sempre dove? Alla sua fase di education, che
che attraverso questi contenuti, la sua fase di education è praticamente il suo blog, molto semplice. Ma se vedi, se uno invece mette qua dentro, io ho messo gianlucamastella.com e fai analizza il sito, come puoi vedere il suo dominio cambia. Danielpatel.com va a un sottodominio che è app.danielpatel.com e qua ti fa entrare praticamente nei suoi prodotti che ha creato apposta, customizzati, per praticamente farti analizzare il tuo sito. Perché è così importante? Perché lui ti dice, se io ti riesco a far analizzare il tuo sito dal punto di vista di SEO, tu capirai, ti educherai meglio, capirai quali sono i problemi e poi attraverso il mio servizio sulla SEO riusciremo a crescere. Quindi questa parte dei tool è tutta concentrata semplicemente a portarti nella parte servizi o contatti, che adesso vedremo che sono molto importanti e adesso vedremo anche il suo menu come è strutturato perché è interessante molto vederlo. Io chiaramente qui lucamastella.com non ci ho mai lavorato sopra, devo ancora chiaramente strutturarlo dal punto di vista anche di blog, e di conseguenza non ho praticamente traffico. Però tu puoi già vedere che il suo servizio è assolutamente funzionale e ti permette, vedi, analizzatore SEO, analizzatore traffico, Uber Suggest, panoramica e ti dice praticamente come puoi ottimizzare il tuo sito e altre cose così. Quindi comunque la parte di tool è molto interessante. Se noi guardiamo però il menu ci dice anche molto, ci dice molto sul che cosa lui vuole che noi ci concentriamo. C'è una parte about, che la vediamo subito, niapadre.com about, e praticamente questa parte about è la sua storia. E ti dà diverse informazioni su di lui, questo è un commento, eccetera, eccetera, ma praticamente ti fa vedere come lui è un investitore, eccetera. Poi vedi che automaticamente, quando tu esci da app e vai sul suo sito, vedi, nialpatel.com, tutto quello che non è l'home page ha un menu sopra strutturato in maniera molto interessante. Numero uno, ha creato praticamente un sovramenu, che è questo qua, che continua sempre a portarti ai suoi tool, che sono quelli appunto che tu entri qua, app.nialpatel.com. Quindi questo qua è il sovramenu praticamente. Poi se scrolli, vedi che rimane soltanto quello. E poi c'è il menu invece, che è questo qua, che questo qua è veramente il suo menu principale. Ti fa capire esattamente quello che lui ti... i diversi elementi della sua strategia per portarti alla conversione. Ovvero c'hai il blog, hai la newsletter, hai i tools, che vedi, sono esattamente quelli che ti dicevo in precedenza. Lui sa benissimo quali sono i tool, le risorse che i suoi utenti possono avere bisogno. SEO Analyzer, A/B Test Calculator, Ubersuggest, Backlinks. Questi qua sono i tool che lui ha creato come fonti di traffico per portarsi ancora di più traffico al suo blog e di conseguenza al suo sito per portare ancora di più utenti dove? Alla parte servizi e contatti che fra poco vediamo. Però se io vado un attimo sul nostro Fanalytics, se io dovessi strutturare tutto questo, lui appunto abbiamo detto che c'ha la pagina generica, che è diciamo pure la pagina home page, che abbiamo detto che è il suo dominio semplicemente, e poi come fonti di traffico lui chiaramente ha, diciamo pure i tool, mettiamo pure questo qua, ha la parte di tool e ne ha diversi. Poi c'è la parte del blog, search, che ora vediamo anche la sua strategia di singolo articolo, e dopo c'ha chiaramente, vabbè, ci avrebbe la newsletter, che chiaramente è un altro dei suoi elementi che lui... su cui lui fa molta leva. Ok, e poi c'ha i social in generale, mettiamo semplicemente Facebook e tutti i social, principalmente sono comunque focalizzati a portare traffico al suo sito, però tantissimo al suo blog. Quindi i social chiaramente sono concentrati sia in questo modo che in questo. E stessa cosa newsletter, eccetera, eccetera. Però principalmente il suo sito, sia i tool sono fatti per portare traffico al suo sito, ma soprattutto il suo sito è fatto per portare traffico ai tool, perché dopo i tool ti hanno sempre come call to action quella della pagina contattami, che fra poco vediamo. Tutto il suo focus principalmente una volta che esci dai tool e così via, ma anche dal suo sito, i suoi blog, eccetera, è chiaramente la parte servizi e contattami, che è comunque collegata. E fra poco vedremo esattamente come lui la utilizza. Però, come puoi vedere, lui semplicemente ha tutto focalizzato su portare
gli utenti al suo sito e dal suo sito li vuole tutti portare chiaramente nella parte servizi, perché sa benissimo che quando c'è tantissimo traffico, 8,9 milioni, poi chiaramente la gente entra su servizi e così via. Ma prima guardiamo un attimo il suo blog, perché il suo blog è il suo core, è dove veramente lui è veramente bravo. E come puoi vedere, il menu non cambia in questo caso, ti continua, cioè, sempre a portarti al All-in-One SEO Tool, che è dove vuole portarti. E poi, come puoi vedere, lui ha una fonte incredibile di articoli e così via. E una cosa bella che c'era qua sopra è questo, e quindi lui praticamente ti dice voglio imparare qualsiasi cosa, oppure ti divide tutto per articoli. Quindi io voglio imparare e-commerce, vedi come è bello, e automaticamente ti filtra tutto. E così ti può mostrare tutto. A me non piace tantissimo come è mostrato, perché chiaramente tu devi fare uno scrolling infinito, però è comunque, non possiamo dire sicuramente che fa schifo. Una strategia altra che ho notato adesso è Spin to Win. Questo qua è un tool che usano tantissime persone. Vediamo se c'è il nome qua, altrimenti lo vediamo direttamente quando apriamo. No. Quando io clicco qua, vedi, ti si apre praticamente un pop-up laterale dove è praticamente un lead magnet. Tantissimi e-commerce lo utilizzano. Non mi ricordo come si chiama questo tool, però lo possiamo trovare. Spin to... Mi sembra che sia Privy. Sì, è questo qua. Eccolo qua. Questo qua è un tool molto figo, che l'hanno usato diverse persone in un e-commerce che ho visto recentemente, ed è un'ottima fonte di lead magnet, soprattutto per gli e-commerce. Perché? Perché tu spin to win e poi ti fa vincere la maggior parte di volte degli sconti o altre cose. Questo qua è il tool in questione. Come funziona? Io metto la mia mail, semplicemente faccio agree, try the luck, e come puoi vedere gira. E in questo caso qua è interessante, perché un sacco di volte ti fanno vincere qualche cosa di tool o altre cose, invece lui guarda cosa fa. Ti fa vincere praticamente delle... Non so perché sia sparita. Però in questo caso qua lui ti fa vincere dei lead magnet. Tipo far vincere, ha detto, la SEO Spreadsheet, che è quello che adesso mi sta mandando la mia email. Tipo far vincere l'accesso al tool, che in realtà è gratis. Però capisci, non devi per forza metterci degli sconti o altre cose. Puoi anche metterci dei lead magnet, come potrebbe essere video in omaggio. E in questo caso qua lo vinci se metti la tua email. Quindi lui adesso mi manderà per email tutta questa parte qua che è interessante come formula. Non devi per forza mettere degli sconti, dei premi o altre cose. Li puoi mettere già dei lead magnet che avresti dato comunque inserendo la loro email, e la vinci automaticamente inserendo la tua email. Quindi interessante anche questo qua, come la usa, e se la usa evidentemente sta funzionando molto bene per lui. E ancora una volta cerca di catturare la tua email all'interno della sua newsletter, con cui poi ti comunicherà tutti i suoi articoli e così via. Se infatti andiamo all'interno di un singolo articolo, My Secret to Rank Number One on Google, possiamo vedere come sono strutturati i suoi... Scusami. Ok, molto strano. Quando clicco quello lì, lui mi fa andare sulla pagina di consulting, Do you want more traffic? E praticamente ti va direttamente nella pagina servizi. Io mi aspettavo che questo qua fosse un articolo di un blog, ma è probabile che la sua prima pagina, il suo primo articolo, dovunque sia sempre un richiamo al blog. Esatto, guarda, tu, questi qua sono tutti blog, e questo qui è l'unico che rimane sempre qui. Tu pensi che sia un articolo, clicchi e invece ti manda della pagina servizi. Molto interessante questa strategia qua, che non avevo visto in precedenza. Guarda, paid ads, tutto qua, è sempre qui. Se invece però clicchiamo, rimettiamo su everything e guardiamo un esempio del suo blog, tralasciando questo, abbiamo detto, guarda, lui come fa? Mette un podcast, un video su YouTube, podcast ancora, podcast, video YouTube, articolo. Vediamo degli esempi. E questo qua è interessante, perché un sacco di volte... Get ready for your daily. Ah, guarda che bello. Praticamente lui cosa fa? Lui ti dice... tu vuoi ascoltare un podcast? Lui ti dice, io praticamente creo un articolo praticamente per ognuno di questi contenuti. Vuoi ascoltare il podcast? Tu clicchi, non ti manda neanche in una pagina per il podcast. Semplicemente lo apre direttamente qua e tu lo puoi ascoltare, ed è un podcast di 6 minuti e 57. E come puoi vedere, l'episodio 1078. Vediamo invece che cosa succede con il video YouTube. Video YouTube, guarda, te lo embedda direttamente qua dentro, e in questo modo tu non devi neanche entrare.
Questo qua è una scelta molto interessante dal punto di vista di SEO, perché uno potrebbe pensare che invece sia sbagliata questa cosa e che tu dovresti creare una singola pagina per ognuno di questi contenuti, perché in questo modo qua indicizzi e continui a essere rintracciabile anche a livello di SEO. Lui non lo fa. Onestamente, io non sono un esperto di SEO e quindi non saprei dirti quale delle due cose è meglio. Io nella mia testa non avrei fatto così, però evidentemente se lo fa uno dei più grandi SEO expert al mondo, ci deve essere senso. Cioè, deve avere senso quello che fa. Quindi abbiamo capito che la tipologia podcast, quando clicchi, te lo apre direttamente. La tipologia video, quando clicchi, ti apre direttamente il video. E guardiamo un attimo. There are over 1.94 billion websites on the internet. Vedi, a me non piace come lui fa, così come lui parla, e non mi piace neanche la qualità dei suoi video, però non possiamo dire che comunque non sia un grandissimo marketer, quindi magari ha ragione lui. Poi, se invece andiamo qua, New Study, clicco e invece questo qua ti fa uscire. Ti fa andare proprio nell'articolo Social Media Followers, vedi che non cambia niente e semplicemente lui ha sempre questa barra laterale, ha le barre laterali per chiaramente convertirti, ha la pagina di social per condividere e come puoi vedere lui è famosissimo perché i suoi articoli la maggior parte di volte sono long form articles, ovvero 2000 parole in su. Di solito sono molto più lunghi di così, ci sono veramente gli articoli che ci metti tantissimo, però vedi, sono molto professionali, usa molte immagini per indicizzare anche a livello di SEO e poi alla fine questo qua rimane sempre laterale e continua a portarti sempre, inserisce il tuo dominio alla parte dei suoi tool e poi puoi vedere che alla fine speak your mind, scrivi un commento o condividi, conclude con un condividi. Conclude con scrivi un commento e poi c'è circa 109 commenti qua dentro che semplicemente ha. E poi alla fine vediamo un po' e niente, conclude con il footer, semplicemente che ti riporta i suoi canali social, che possiamo tra l'altro dare un'occhiata, soprattutto su Instagram, sarebbe interessante vedere come fa. E la barra laterale, abbiamo detto che questo qua rimane sempre laterale e continua a scendere mentre tu leggi l'articolo. E hai una parte About Neil Patel e in questo modo puoi capire meglio. Search the blog, get love by Google, get more traffic. Questo qua è un altro banner che ti riporterà sempre alla pagina servizi. E poi c'hai le guide e lui crea un casino di guide fighissime che tu puoi scaricare ed sono sempre delle mega guide enormi con tantissime, tantissime informazioni che lui utilizza. Va bene, però chiudiamo questa parte qua. Il concetto che dicevo in precedenza è che comunque lui ti vuole sempre portare alla pagina servizi. La pagina servizi, come puoi vedere, è Do you want more traffic? C'è un po' di copy dove lui ti fa capire esattamente le sue. Ti fa capire praticamente perché lui è uno dei migliori a portarti più traffico e ti fa vedere quindi il potere, ti illustra l'online marketing, ti dice come il potere della SEO è fondamentale, ti dà ancora di più credibilità facendo vedere che loro lavorano con tutte queste mega aziende e alla fine. Tra il traffico website dice: ok, ora hai capito come puoi portare più traffico. Quali sono gli step che tu devi fare per avere più traffico? Step 1, do this now, call to action, fallo ora. Start by clicking here. E ti dice praticamente quello che devi fare cliccando qui è, guarda qua, ti apre un pop-up e ti dice praticamente contattami. Voglio le tue informazioni del tuo sito, le tue informazioni del tuo business e informazioni riguardo a te. E questo qua è quello che succede sia se clicchi start by clicking here, sia. Cosa succederà dopo? Io, una volta che tu hai inserito le informazioni, ti contatterò entro 24 ore e faremo una chiamata dai 30 ai 45 minuti per capire come far crescere il tuo business. E ancora una volta, un'altra call to action che ti rimanda sempre a questa parte qua. Inserisci il tuo dominio, lucamastella.com. Continuo, vado avanti, vedi, ti passa al prossimo. Questa qua è una parte molto. È molto figo perché in questo caso qua non ti chiede tutte le informazioni in un colpo solo, ma te le chiede in by step e qua ti dice semplicemente qual è il tuo yearly revenue, fatturato annuale, da 0 a 3 milioni e così puoi anche tu diversificare e capire anche quali sono le persone che hanno bisogno di organizzare una chiamata con più urgenza. È chiaro che se c'è un cliente molto grande ha priorità rispetto a un cliente più piccolo. Poi ti dice qual è il tuo monthly marketing budget e tu capisci anche quanto una persona può spendere, under 5.000. E poi ti chiede alla fine nome, work, email, phone number. Tu lo inserisci e io ho già fatto il test, ti rimando semplicemente a una pagina di ringraziamento che ho scritto, ti ricontatteremo immediatamente. Molto, ma molto semplice, ma molto efficace.
Tutto quello che lui vuole fare è portare tutto il traffico a questo singolo pop-up e avere le informazioni. Un'altra cosa che lui ha è la parte contact, chiaramente, dove tu dici, ok, come vuoi essere contattato? Formazione SEO, vediamo dove ti manda, almiapater.com, blog, strumenti, servizi, ancora una volta tutto questo. Come, perché vuoi parlare? Domanda generale, advanced marketing program, I need an advice, consulting inquiry, speaking request, interview request. Vedi? Vuoi comunicare con lui per qualcosa che è diverso dai servizi? Dei servizi di vendita che lui ha? Benissimo, lo puoi fare attraverso questa pagina di contatto. Oppure, semplicemente hai la parte del... metti il nome, metti l'email, metti il messaggio. Short and sweet, please, non scrivermi troppo. Submit, e tu semplicemente hai le cose, o contattami, e qua hai tutta la parte social che ha Neil Patel. Ora... ancora una volta, secondo me, per me, questa strategia qua in generale, il concetto è che il suo blog, cioè tutti i suoi canali, lascia stare che te li ho messi così, ma il discorso è che tutti i suoi canali sono fatti principalmente per portarti al sito, ma il suo sito è tutta una pagina di informazione, cioè tutta la pagina, tutto punta principalmente al tool e ai servizi, ma il tool poi alla fine ti riporta sempre alla parte servizi, esattamente come il blog. Allora in quest'ottica qua potrei mettere anche che il sito ti porta al blog, ma il blog ti porta alla pagina servizi. Servizi è la cosa finale. A parte, chiaramente, c'hai anche qua dentro il newsletter e come puoi vedere semplicemente ti dice ti manderò proven marketing tips alla tua inbox, inserisci la tua email, super semplice, super, come puoi vedere, come dire, ottimizzato e automaticamente ti manda lì. E... tornando qua, ti mando tutta la pagina servizi è una semplicissima pop-up che semplicemente ti chiede le tue informazioni e come ti ho detto in precedenza la parte di chiedere informazioni è estremamente importante perché ti permette anche di capire come tu stai facendo meglio il tuo lavoro e quale tipo di traffico e quale tipo di clienti potenziali riesci ad acquisire attraverso quale tipologia di chiaramente canale e così via, perché chiaramente tu vuoi ottimizzare sempre per avere la tipologia di clienti che ti portano più soldi e questo lo ottieni come? Facendo anche delle domande e così capisci anche tu quali sono le fonti di traffico o di ads eccetera eccetera su quale investire per avere i clienti più grandi e poi hai chiaramente una thank you page che è il goal finale di tutto il suo sito che è semplicemente quella ti contatteremo subito prima possibile e una volta fatto questo entro 24 ore ci sarà una telefonata del suo team, non so dove, offline, una telefonata del membro del suo team, mettiamolo così, così ci sta tutto, una telefonata del membro del suo team e una volta fatto, chiaramente ci sarà la parte di fare soldi. Non è un meeting per forza, ma è contratto. Questo qua è un semplicissimo funnel di Neil Patel per praticamente portare più conversioni possibili alla sua startup, tra virgolette, di consulenza. Quindi se tu vuoi acquisire clienti, questa qua è una strategia estremamente ottimizzata, dove praticamente hai un unico focus, che è quello di completare un form, che è praticamente quello di essere contattato, e attraverso quel form tu sei in grado di valutare meglio quali sono le tipologie di clienti che acquisisci con quale tipo di... è sempre il solito concetto. Vuoi sapere quale tipologia di input che tu metti? Articoli di blog, ads, search, newsletter, eccetera, eccetera. Quali input portano il maggior output? E in questo caso qua il maggior output è chiaramente lo individui la tipologia, il tipo di output attraverso questa specie di selezione che fai attraverso il pop-up dove dai le informazioni riguardo al tuo business e chiaramente sei in grado poi di capire quali clienti ti arrivano da quali fonti e quanto sono grossi quei clienti. Chiaro che dopo devi convertirli ancora attraverso la chiamata, ma puoi sempre ritornare e capire esattamente, andare backwards e capire esattamente quale esattamente input ti ha portato quale cliente che poi ha convertito un contratto. E questo qua è una fonte estremamente automatica di conversione dei singoli clienti. È chiaro che uno potrebbe addirittura togliere la chiamata e andare direttamente a fare un meeting. Oppure potrebbe, una volta che uno ti ha contattato in questo modo, aver creato dei pacchetti standardizzati che dopo tu metti a disposizione e una volta che uno ti ha fatto la pagina thank you, tu glieli puoi mostrare direttamente lì.
e ti dice esattamente se uno selezionato, per esempio, che ha un budget basso, uno può direttamente fare un redirect e dirti: molto bene, hai poco budget, questi qua sono i servizi che noi mettiamo a disposizione che non coinvolgono persone. E quindi in questo caso potrebbero essere delle consulenze telefoniche, no, anzi, potrebbero essere un tool a pagamento, un corso online, un prodotto o altre cose che non coinvolgono un lavoro personalizzato da parte di uno dei membri del nostro team. Oppure, se invece metti un budget molto grosso, potrebbe direttamente dirti: perfetto, ti chiamiamo tra poco, perché? Perché quella persona potenzialmente avrebbe un valore per te molto più alto rispetto a una persona che magari ha meno di 5.000 dollari di budget mensile da investire, per esempio. E questo qua lo potresti fare tranquillamente in questo modo, ma lui poi c'ha anche a disposizione delle risorse di personale indiano che gli costa molto poco, e probabilmente per lui fare una chiamata è comunque il modo migliore per convertire quel contatto, anche se magari poi ti proporrà delle soluzioni non personalizzate. Non lo so ancora che tipo di soluzioni ti possa proporre. Ho inserito la mia mail, vediamo che cosa succederà, vediamo come mi contatterà. Ancora una volta, andando avanti dal punto di vista invece di traffico, cioè di comunicazione web, qui puoi vedere lui c'ha quasi 1 milione di follower. Vediamo un attimo, è chiaramente verificato il suo profilo. Vediamo un attimo le tipologie di ads che Neil Patel utilizza. Nel frattempo guardiamo un attimo il suo LinkedIn. Come puoi vedere, vediamo tutti gli articoli, vediamo la comunicazione principale che lui ha in post in generale, possiamo vedere qui, e possiamo vedere che lui carica video diretti nativi, quindi non mette video YouTube, chiaramente mette i sottotitoli perché sono molto importanti su LinkedIn, posta direttamente i suoi articoli a neilpatel.com, ancora una volta video, ok, interessante che su LinkedIn posti molti video, che secondo me è qualcosa che converte molto meno, ancora una volta gli articoli, ok, semplicemente posta i suoi contenuti, non posta quasi mai domande, posta quasi tutti articoli o altre cose. Vediamo su Instagram, fa stories, ok, stories relative al post, fa post, come puoi vedere, tutti focalizzati ai suoi articoli. Ok, vediamo un po' questo. Autotraffico, traffic. Ah, usa IGTV chiaramente. E come puoi vedere, do you have a Facebook group? Ok, vedi che strategia usa? Usa questa parte qua che l'ho visto usare molte volte, ma non piace. No, you should create one. Any visitors? Facebook groups? Marketing Facebook? E vediamo se ti mette un link. No, non ti mette nessun link. Andiamo avanti, vediamo un po' che altri articoli può mettere. Tecniche avanzate. E un altro video. Are you fine? Altro video? Ok, spinge tantissimo sui video anche qua, semplicemente, oppure mette quote, cioè quote, scusatemi, mette praticamente delle citazioni o delle frasi che lui ha, e quindi per lui funziona molto bene questo. Quanti follower ha? E chiaramente mette sempre neilpatel.com, of Neil Digital, co-founder of Neil Digital, ok, perfetto. Ti mette chiaramente 34.000, abbastanza pochi, però non credo che usi tool per far crescere il suo profilo. Torniamo un attimo alle ads che utilizza. In Italia non fa ads, vediamo all. Ok, questo qua è un articolo. Ok, molto interessante, praticamente non fa ads, è inactive. Non fa ads da questa pagina, magari fa ads da altri suoi tool, siti o altre cose. E direi basta. Ok, praticamente questa strategia qua secondo me è estremamente interessante perché è estremamente ottimizzata ed è la strategia che io utilizzerei se dovessi avere io questa tipologia qua di business. È fatta molto bene, mi piace moltissimo come lui l'ha strutturato. Chiaramente non è, ricordiamoci bene ragazzi, non è fondamentale. È chiaro che il suo massimo traffico arriva dal blog, ma non è assolutamente obbligatorio avere un blog, numero uno. Uno può usare la stessa identica strategia con al posto del blog mettere direttamente delle ads, o usare semplicemente i canali social o altre cose. È chiaro che se tu poi hai dei contenuti, e questi contenuti possono essere video, scritti, podcast, quello che vuoi, però il discorso è che tu hai bisogno comunque di una fonte, un funnel praticamente di conversione. E il suo funnel di conversione è in un certo senso la sua pagina servizi. Lui vuole che tutta l'attenzione sia portata alla pagina servizi, dove lui sa che ha un imbuto dove può segmentare gli utenti e poi contattarli attraverso questa strategia qua. Questa qua è la sua parte praticamente di conversione. E tutto il resto è una parte di education
costante che ti porta sempre alla pagina servizi o alla pagina tool che tanto poi ti portano alla pagina servizi. Quindi lui vuole creare consapevolezza in tutto questo. E questo qua si può fare con un sito, vedete, ha pochissime pagine nel suo sito, pagina blog, pagina newsletter, pagina contattami, pagina servizi, pagina about. 5 pagine che ti fanno capire esattamente dove lui vuole portare l'utente. E poi chiaramente ha tantissime pagine col suo blog, ma il suo blog ti riporta sempre, come abbiamo visto con i banner laterali, a tutta la sua parte di conversione di servizi e così via. Niente, spero che questa parte di reverse engineering ti sia piaciuta, di Neal Patel, per me è un ottimo esempio se vuoi trovare più clienti e vuoi creare un funnel di conversione attraverso un sito molto ottimizzato, molto semplice. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!